L'amministratore delegato di Apple, questo signore qua, si è appena innamorato di una startup italiana. E nelle settimane scorse si è pure preso la briga di venire a Milano per incontrarla. Ma cos'ha quindi di così tanto speciale? La startup in questione si chiama Bending Spoons e dalle nostre parti è ciò che più si avvicina alla Silicon Valley. Nasce nel 2013 grazie a quattro giovani ingegneri italiani espatriati in Danimarca. L'idea è molto semplice: sviluppare app per clienti o improprio. Sono sicuro che molti di voi la conoscono per Live Quiz, quel giochino online dove rispondendo alle domande si potevano vincere premi veri. Ma soprattutto per Immuni, l'app di tracciamento dei casi Covid sviluppata e poi regalata al governo. Che poi vabbè, non è che ne abbia fatto tutto sto grandissimo uso. I ragazzi hanno oggi tra le mani un giocattolino che fattura circa 130 milioni di euro e impiega quasi 400 persone. Hanno da poco chiuso un round di investimenti da 340 milioni, al quale ha partecipato pure l'attore Ryan Reynolds, e proprio ieri hanno annunciato l'acquisto del colosso californiano degli appunti digitali Evernote. Cioè, proprio loro se lo sono comprati. Che dire? Chapeau!